profanato le leggi sacre! A morte! È ballante! È ballante con la sua scorta! Michele Pezza, cittadino del re di Napoli. Noi ce ne torniamo in montagna. E la pensione ce la prenderemo con le nostre mani, come abbiamo sempre fatto. Giusto. Non abbiamo combattuto per questo, ma neanche per farci prendere a calci. Dovranno capirlo che non siamo disposti a diventare dei servi del re. E nemmeno dei cardinali. Abbiamo capito. Lui, fra diavolo, si è fatto frate. Amico dei cardinali. Michele Pezza, tu diventerai un suddito fedele di Sua Maestà il re di Napoli. Sono io adesso che farò la legge nel bosco. Ho detto che vi farò avere condono, pensione e terre. Sì, al cimitero. Ma vado io stesso a Napoli a parlare con lei in persona. Parlare con lei non c'è nessun pericolo. Io ho paura lo stesso. Mica sono convinta io che la guerra è finita. E poi Napoli è una città piena di sorprese. Ma la tua è proprio una fissazione. Ora non sono più un fuorilegge. Qualunque cosa succede, sta tranquilla che torno da te. Michele, ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Niente mi potrà separare da te. Io non voglio dividerti con nessuno. Questo lo so, Fiamma. A Napoli non mi succederà proprio niente. Il re è amico mio. E in quanto a donne, mi basti soltanto tu. Una gioviale dama che invece di far compagnia alla regina, come vorrebbe il protocollo, preferisce farla al re.
Ella abita in questa villa, ritenuta da sua maestà discreta e sicura. Accidenti! Devo fare sempre tutto io, eh? È per questo che ti porto con me. Se mi andasse di faticare, ruberei da solo. O meglio, farei un altro mestiere. Dopo questo colpo non dovremo più rubare. E allora che faremo? Ci faremo derubare. Due ladroni possono mai disturbare un re? Certo no. Ma il guaio è che nella villa, al piano di sopra, c'è un terzo ladro. Un ladro di cuori. Mio Dio, il re! Il re? Oh. Cose grosse. Vieni, nascondiamoci in quel carro. Sì. Piano. Fuori della mano. Dallo a me. No, da quest'altra parte c'è un'altra finestra. Un moschettiere? Pierre de Savigny. Maestà. Che fate in questa casa? Stavo giusto uscendo. Svergognata, ti ho comprato pure la villa. Scappo dalla finestra. Sì. Adios. Guardie! Guardie! Due vengano su, gli altri circondino la casa. Ma questo chi è? E chi lo conosce? Eccolo! Arrestate quel moschettiere! Don't make any noise, understand? Storia. Se ne è fatto un gran parlare. Perché? Anche voi sapete? Sì, certo. Poi vi è sfuggita per colpa di un frate. Sì, un frate. Fra Cristoforo da Pescarenico. Ora la ragazza è in un... Cosa se non... Ah! Vielleicht ist sie verletzt. Sämtliche Geschütze kassen feuern. Schießt! Più caro amico, e noi dobbiamo vendicarlo. Zorro non se la passerà liscia. No, certo. Qualsiasi cosa mi dovesse costare, lo troverò. Lo troveremo, Billy. Il guaio è che questo vigliacco sta nascosto, perché lo sa quello che l'aspetta. Ma noi lo scoperemo. Te l'ho già detto, Billy. Io ho il mio piano. Sarà lui stesso che verrà a cercarci. Andiamo adesso. Voglio parlare con gli altri. Anche loro aspettano il momento della vendetta. Zorro pagherà con la vita, Charlie. Te lo giuro. Hanno mangiato i cavalli? Il mio soffitto dell'anteriore. Prendi il mio, che tanto io resto qui. Muovetevi, che tardi. Dai, ragazzi, andiamo. Va bene, Billy. Sei davvero magnifico vestito in quel modo. Sembri Zorro in persona. Ricordati di non ammazzarli tutti, perché almeno...